presto. In realtà oggi ero anch'io allo Power Stadium a vedere il Monza. È un Ciapanò. Aspetta, Ciapanò, aspetta un attimo. E che non prende, non è un vincente. Simone Inzaghi non è un vincente, secondo me. Ed è uno che non ha... Allora, l'anno scorso ha vinto 2 trofei, sono 5 partite, 6 partite, no? 6 partite, la Coppa Italia e poi la Supercoppa, perché ha vinto l'anno precedente Antonio Conte. È un ragazzo in gamba, è una brava persona Inzaghi, però a mio avviso dal punto di vista della personalità non ha... Non ha il piglio giusto per allenare l'Inter e vincere soprattutto, perché è un buon allenatore, ha delle buone idee di gioco, però anche stasera non ho capito perché ha schierato Gagliardini invece di Çalhanoğlu. L'anno scorso io non voglio tornare su cose che abbiamo già disquisito abbondantemente, l'ha perso lui lo scudetto. Se non fai 3 cambi nel derby sei a più 7, virtualmente a più 10 del Milan. Il Milan è rimasto in gara, ha vinto meritatamente, però Inzaghi ha sbagliato. Se ci racconte, o comunque un allenatore con più polso, avremmo vinto questo scudetto. Non saremmo in terza fascia in Champions League. Quindi io dico, Inzaghi è una brava persona, ma rimango della mia idea. Secondo me non è un allenatore vincente. Io credo che l'Inter quest'anno potrebbe non vincere lo scudetto. Anzi, secondo me potrebbe, mi dispiace dirlo da interista, però è così. È il mio pensiero. Ma è una brava persona? No, io per carità, però mi sembra un po' ingeneroso dire che abbia rilevato da Conte, che non dimentichiamolo, per un anno... non ha portato l'Inter né in Champions né in Europa League. No, ma sono d'accordo, a me non piaceva neanche Conte, Alfredo. Perdonami, no, siccome tu però gli hai dato anche a Conte quello che è di Inzaghi, mi sembra, io per carità sono giudizi, mi sembri un po' ingeneroso. No, io invece... Cioè, poi parliamo di una partita. Io invece su Inzaghi volevo intervenire anch'io, perché la parte tecnica mi interessa molto. Secondo me Inzaghi è un bravissimo allenatore. Ha fatto una grande stagione con l'Inter l'anno scorso. È vero, l'ha persa sulla partita Bologna, il derby, però non si può negare che l'Inter non abbia fatto un'ottima stagione. Per quanto riguarda l'Inter di quest'anno, strutturalmente io la considero la squadra nella sua totalità ancora oggi superiore a tutte, come struttura. Non sono d'accordo. Poi però il compito di Inzaghi, se vogliamo parlare del compito dell'allenatore, vedendo le prime partite, è Lukaku, perché Lukaku che era con Conte era un Lukaku tirato a lucido. Punto. Lukaku, secondo me, viste le prime partite, è tutto tranne che tirato a lucido. Sono d'accordo, ma... Quindi uno dei, forse del compito che avrà Inzaghi è riportare Lukaku, a un livello importante. Sì, ma prima devi ricostruirlo perché... psicologicamente. Ma questo perché... è il lavoro che fa l'allenatore. Appunto, ecco, lì dico che ho capito, quindi deve fare. Quindi deve fare. È una brava persona che deve fare l'allenatore e anche lo psicologo. Poi. Ma no, cosa deve fare, no, Inzaghi? Alfredo, non è questione di farlo psicologo. Io sto parlando. Io sono d'accordo con Daniele. Sono d'accordo, ma non è che dipenda tutto da Inzaghi questa cosa di ricostruire Lukaku, che tu mi insegni a un fisico macchinoso, gli devi dare pure il tempo di entrare in condizione dopo una stagione che ha fatto virgola. Sinceramente, mi sembra ingeneroso dire, e qui io sono con Daniele, che Inzaghi sia soltanto una brava persona. No, non ho detto che Inzaghi, allora, tu hai detto Inzaghi è una brava persona. Sì, non mi sembra un allenatore vincente, è un buon allenatore, ma non è vincente. Uno vincente l'anno scorso lo scudetto lo vince, non lo perde. Uno vincente l'anno scorso lo scudetto lo vince, non lo perde. Finito. Intanto dagli anche una società vincente. Che mette un po' d'ordine a quelli che sono i progetti, che non si debba arrivare al 28 di agosto. L'ho detto più volte che io ho nostalgia di Moratti, ho detto più volte che Zang secondo me Ragazzi, scusatemi, è una partita, mettiamoci d'accordo. A fine dell'anno scorso, forse tu no, ma abbiamo fatto un bilancio che era positivo per Inzaghi. Abbiamo detto sì che può aver sbagliato qualcosa. Adesso è soltanto una brava persona. Sono sincero, andiamo sull'altalena in base a una partita, se va bene o se va male. Se noi ragioniamo in base a una partita, se va bene o se va male, vince le prossime due ed è il più grande allenatore al mondo. Io non credo che sia così, sinceramente. Sono d'accordo. Io credo che Inzaghi sia all'interno di un discorso tecnico un po' particolare, di un'estate molto particolare, in cui lui ha dovuto, tra virgolette, subire alcune cose, perché la società ha dovuto impostare un discorso che quando il tuo difensore non gioca le prime amichevoli, poi Skriniar, poi gioca, poi sul mercato, l'ultima offerta, la penultima, lo tolgo perché l'ha comunicato Zanga ai dipendenti e poi l'ha comunicato a quelli della Pirelli e poi l'ha comunicato al grattacielo di New York e doveva comunicarlo a fine giugno, io penso che queste cose psicologicamente incidano. E io non posso giudicare Inzaghi negativamente dopo una partita, onestamente. No, ma io non lo giudico a prescindere dalla partita, ti dicevo l'altra volta con Biasin qua,
ho detto, per me rimane il fatto che è un buon allenatore, perché per l'amor di Dio non è solo una brava persona, è anche un buon allenatore, ma secondo me per allenare l'Inter ci vuole una persona di personalità più forte. Questo è il mio parere, l'ho sempre detto, non è dopo questa partita, è la mia idea, rimango della mia idea. Ribadisco, poi il calcio è fatto di episodi, siamo qua a discutere, ognuno ha il suo pensiero, ma non è figlio del fatto che l'Inter abbia perso con la Lazio. Credo che Inzaghi sia un buon allenatore, un ottimo allenatore, una gran brava persona, però non abbia la persona sufficientemente forte e vincente per allenare l'Inter. Però io sono convinto e sono d'accordo con Alfredo dice una cosa giusta, siamo alla terza di campionato, aspettiamo di vedere cosa succederà. Perché se parliamo di Inzaghi è innegabile, io lo ribadisco, per me ha fatto un gran lavoro l'anno scorso, ha fatto molto bene. Io vorrei parlare di mercato. Aspettiamo prima di valutare che cosa succederà. Se l'Inter non vincerà lo scudetto per il secondo anno di fila, allora a quel punto lì la riflessione forse di Alessandro potrebbe essere avvicinabile, ecco. Ma anche l'anno scorso però Michele lo sa, certo, Michele lo sa bene, e poi ti lascio, scusa Michele, io vorrei parlare di mercato, però noi siamo un popolo strano. Quando c'è da criticare Allegri, il 75% dei cronisti è sempre colpa di quello della porta accanto. Ma diamogli un po' di tempo. Ma sai, è arrivato quarto, ha giocato male, è uscito dalla CM, che importa, diamogli un po' di tempo. Ma anche se guadagna 9 milioni di euro non ha un sistema di gioco, andiamogli un po' di tempo. Inzaghi, che non sono mica l'avvocato di Inzaghi, oggi perde una partita male, sicuramente non è adeguato. In un anno Allegri aveva alibi da tutte le parti, perché non sono stati capaci di fargli una domanda e dirgli: scusi Allegri, ma perché giochiamo davvero in modo inguardabile? Nessuno gliel'ha chiesto. E allora non mi sembra giusto, non ce l'ho con te e voglio parlare di mercato, ho fatto un fioretto, basta. Non mi sembra giusto dire che Inzaghi sia un bravo ragazzo, che poi quando dici così poi c'è anche una brutta rima, e che gli altri siano degli allenatori che hanno bisogno dopo 15 mesi della prossima volta per dimostrare, anche quando gli ha fatto un mercato su misura. La differenza del mercato fatto ad Allegri, visto che parlo di mercato, con quello di Inzaghi è una differenza abissale. Ma a pensarci anche l'anno scorso, perdere che però... sono infortunati Di Maria. Anche scusami, ti lascio, ho finito. No, do solo le notizie da questo momento in poi. Semplicemente che anche l'anno scorso si diceva di Pioli che in fondo era un bravo ragazzo, che non aveva il polso per tenere un allenato, uno spogliatoio, che il gioco sì, ma però vediamo, poi che era Ibra, che però alla fine l'ha vinto lo scudetto, quindi bisogna anche considerare che lo scudetto lo vince uno e non lo vincono tutti, quindi Inzaghi magari ce la farà. Poi che quest'anno riesca a vincerlo, quest'anno è un anno particolarissimo, difficilissimo, in cui il campionato è spezzettato, ci sono tantissime squadre che se lo possono giocare, ci sono le romane, ne parlavamo prima, il Napoli, bisogna dire che quest'anno è secondo me molto più difficile e più competitivo dell'anno scorso lo scudetto. Però quello che bisogna dire, parliamo di Simone Inzaghi in negativo, va bene, ma dobbiamo parlare di Sarri in positivo, perché dopo un anno di lavoro senza i suoi calciatori, adesso qualcosa gli hanno preso in base al suo credo calcistico, ha lavorato bene, i calciatori lo stanno seguendo, ha fatto una vittoria complicata con il Bologna, ha pareggiato Torino senza subire gol, con Juric comunque è sempre difficile giocare. Oggi arriva e prende a schiaffi l'Inter, diciamo che Sarri sta partendo molto 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 bene ed è un allenatore. Ma c'è soltanto una chiave, che oggi quella che hai scritto tu. Sì, però non è che ha perso contro l'ultimo degli scappati di casa, ha perso contro un allenatore che è considerato un top e sta facendo vedere grandi cose, Sarri. È quello che hai scritto anche tu, è la svolta della Lazio, è che si sono parlati soltanto, non si deve offendere Tare, è così. Si sono parlati Lotite e Sarri, hanno fatto la squadra loro due. Questo è il risultato. Voleva Romagnoli, voleva un portiere come Provedel, voleva Vesino, voleva Marcos Antonio, forse arriverà Casale. Un terzino, vediamo. Voleva Casale, che è comunque una grandissima alternativa che può diventare. Ha preteso la conferma di Patrick, molto criticato, anzi devo dire in qualche caso insultato, che oggi è stato secondo me uno dei migliori in campo. Se lavori in base all'allenatore che hai preso, e lavori tu presidente, ecco i risultati. No, poi tra l'altro aggiungerei, seguendo la scia di Alfredo, soprattutto quando ci sono questi tipi di allenatori è fondamentale, è la storia di Sarri alla Juve, è la dimostrazione, nonostante che vince lo scudetto, lo vince già faticando, era già una Juve che era entrata in una fase vincendo perché non c'era tanta rivalità ancora alle spalle. Non l'avrebbe vinto a oggi il campionato di Sarri
con le squadre che ci sono oggi, secondo me, nel campionato italiano. Ma per finire il discorso che stavo facendo su Sarri, è fondamentale su questi tipi di allenatori farli lavorare, ma non solo farli lavorare in settimana, fargli mettere mano su quelle che sono situazioni tecniche da migliorare nei ruoli, perché solo loro, in base al lavoro che fanno, sanno esattamente che caratteristiche devono avere i giocatori. Quindi è giusto che allenatori tipo Sarri, ce n'è diversi anche in Italia, non c'è solo Sarri, mi ricordo Roberto De Zerbi, è un allenatore che per fare il suo calcio e riuscire a fare quello che ha ben fatto a Sassuolo, io so esattamente che Roberto se li controllava, se li guardava e sceglieva, e Sarri è uguale. Quindi brava la Lazio, bravo in questo caso il presidente Lotito, perché con questi allenatori, se vuoi mantenerli e credi nel progetto, devi lavorare così. Allora.